Oggi siamo a Rubiana con il maestro Walter Grassi nel suo atelier, che non è solo il suo atelier, ma è anche il cenacolo dei pittori che ho ospitato in due locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale di Rubiana, appunto. Perché siamo qui con il maestro Walter Grassi? Intanto perché senza infingimenti è un amico, si può dire. Questo è poco ma sicuro. Sin quando viviamo. E anche perché è un artista molto legato non solo a queste zone, ma anche alla nostra Val Sangone, dove ha realizzato tante opere, dove ha suoi collezionisti e anche molte mostre. Qui ne abbiamo molti alle nostre spalle. La Sacra di San Michele. La Sacra di San Michele, Coazze, quindi luoghi ben noti ai nostri ascoltatori. Allora Walter, partiamo di qui. L'elemento caratteristico della tua tecnica. C'è un quadro tra l'altro in realizzazione, quindi ci dirai qualcosa anche di questo. Sì, questa è la tecnica del divisionismo. Una tecnica che per adesso e ormai finirà con me o qualche altro pittore, ma siamo rimasti in pochi a fare il divisionismo. Questa è la tecnica del Perizza da Volpedro, piemontese, del Segantini, lombardo. Stranamente, il divisionismo si è sviluppato soltanto in Piemonte e in Lombardia. In Lombardia avevano il loro grande Segantini, in Piemonte noi avevamo un grande Perizza. Questo quadro qui che faccio, che è un'opera che faccio su Rubiana, vuole in qualche modo rifarsi al quarto stato di Perizza da Volpedro, dove lui per la prima volta fa un'opera dove dice, dove spiega lo sciopero, il primo sciopero dei contadini. Noi qui abbiamo l'ultimo mandato di un sindaco, il primo e l'ultimo. Ecco, questo è il quadro che io sto facendo. La tua è una storia artistica di diversi decenni, la tecnica, l'abbiamo detto, è quella del divisionismo, e per una parte importante delle tue produzioni hai anche utilizzato dei materiali particolari, potremmo ricordarli ai nostri teleascoltatori. Nel 1972 un critico che non c'è più, ma a quel tempo era un critico famoso, Vittorio Bottino, io avevo lo studio in via Arsenale e avevo fatto una mostra a Castelnuovo di Galfagnana Lucca e vedo in una macelleria ancora la carta paglia, la carta che usavano i macellai per avvolgere la bistecca o il bollito. Noi qui in alto, qui tra Lombardia, Genova, Torino, all'alto nord non avevamo più questa carta perché era stata vietata sia il commercio che la fabbricazione nel 1961, quando c'è stato le celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia. La carta qui non è stata più usata. Là in Toscana c'era ancora questa carta qui, la usavano e la stavano finendo anche loro. Prendo questa carta, un foglio con dei pastelli da dilettante, e faccio qualche quadretto così. Vittorio Bottino mi dice: se lei studia bene i colori, se usa del materiale buono e se va a fondo di questa tecnica, non è che inventa l'acqua calda, ma aggiungiamo un pezzo sulla tecnica del pastello che finora non è mai stata fatta. Difatti io ho fatto questi, le grandi mostre mie sono state fatte tutte su carta paglia
In Vaticano ho un'opera su cartafaglia, pastello su cartafaglia, dove è il famoso divisionismo spontaneo. Così scrivevano Renzo Biagioni, Vittorio Bianucci, Piero Bianucci, i grandi critici, il divisionismo spontaneo. Ora, questa carta non c'è più. Io posso farla vedere se... Certo. Questi sono i pezzi rimastomi dal 1972 a oggi. Ho fatto all'incirca 600 opere con questa tecnica, tra i quali le ho nella collezione dei fratelli Carli e Imperia, in Vaticano. Stanno vendendo l'asta delle aste a Londra questi miei pastelli su carta paglia. Questa è la carta che è stata fatta nel 1800. Questa carta qui oggi avrà più di 100 anni. E c'è tutto, ancora dei pezzettini che li unisco per poter fare dei quadri un po' più grandi. Questa è la tecnica del pastello su carta paglia, dove io ho fatto, per conto della regione Piemonte, i 1000 anni della Sagra di San Michele. E abbiamo affrontato quello che stai facendo, quello che è il tuo percorso artistico. Mi permetto un'incursione nella tua storia anche personale di uomo di cultura. Hai incontrato e condiviso momenti importanti con personaggi non secondari della cultura piemontese ed italiana. Ti chiederei, violando un po' il riserbo che so che ti caratterizza, di raccontarci qualcosa di loro. A Tellaro, nel 1972, nel 1977, faccio una mostra, la prima mostra che mai era stata fatta in questo piccolissimo borgo a Tellaro, in provincia di La Spezia, dove c'è la villa di Mario Soldati. Conosco Mario Soldati perché lui viene a presenziare, a inaugurare la mostra. Contemporaneamente, nello studio di Mario Soldati, conosco Montale, dove Montale mi dice una cosa. Io a quel tempo avevo 40 anni e ero un ragazzino davanti a due monumenti come Montale e Mario Soldati. Mi davano del lei. E Montale mi dice: se lei continua a dipingere, vuole andare avanti, se ne fa della pittura il suo mestiere, la sua vita, si ricordi sempre bene, lei avrà a che fare con dei critici, con dei giornalisti, con dei mecenati, con dei collezionisti. Lei osservi sempre queste persone che hanno a che fare con lei nelle piccole cose e saprà regolarsi con chi ha a che fare. È una verità assoluta. Il tuo percorso si è incrociato anche con quello di un grande scrittore che è anche un grande testimone, Primo Levi. Primo Levi. Primo Levi. Primo Levi, io e Primo Levi siamo stati tutti e due convocati a Fragosa Soprana negli anni 80, non mi ricordo più bene la data, ma all'incirca erano gli anni 80. Facevamo parte della giuria che dava un premio ai giornalisti, al miglior giornalista che aveva saputo far scrivere, far conoscere sulla stampa o sulla Repubblica o su altri giornali Fragosa Soprana. Allora, con Mario, con Primo Levi, poi lo frequento per un 2 o 3 mesi, fin quando poi lui è successo quello che è successo. E una volta al mese io andavo nel suo studio. Andavo nel suo studio perché io protestante, lui ebreo, e ci scambiavamo
si parlava di tutto, meno che di pittura. Allora ci scambiavamo le nostre opinioni e siamo andati avanti in 3 mesi così, che era una cosa meravigliosa perché ti davano tanto queste persone, con poche parole, queste persone ti davano tanto. Un'altra persona che ho conosciuto molto bene, l'ho conosciuta qui in Alta Val di Susa, a Giavello, ho conosciuto la Paola Borboni, nel quale gli ho fatto anche il ritratto, che gliel'ho poi consegnato a Milano, adesso ci lavorano gli eredi quel quadro, sempre fatto su questa famosa tecnica della carta paglia, perché il 70% del mio nome conosciuto in Europa, perché ho delle opere in Austria, a Londra, in America, con questa tecnica, è quella che più di tutti mi ha fatto conoscere, perlomeno in questo pezzo d'Europa. E la Paola Borboni gli ha fatto questo ritratto e siamo rimasti amici fin quando lei poi è andata per altri paesaggi. Una grande attrice, un'interprete di grande valore, una donna di teatro. In Valsangone la ricordiamo per una immensa interpretazione pirandelliana proprio in quell'occasione a Coazze. Avevo fatto la mostra in quel periodo a Coazze, eccolo là, c'è il manifesto, avevo fatto la mostra a Coazze su Pirandello e la Paola Borboni era universalmente riconosciuta come la maggiore interprete degli scritti di Pirandello. Allora abbiamo fatto questa incursione nel mondo della cultura per dar conto anche della varietà di questo lungo percorso di Walter come uomo delle arti in senso più generale. Però nei tempi più recenti la tua attività si è concentrata tra queste mura che sono frutto di un incontro con l'amministrazione comunale di Rubiana. Una bella storia, credo valga la pena. Un incontro che è partita non perché è qui Marco, ma come gli ho già detto una volta, sei l'unico, guarda che tanti hanno scritto su di me, ma con poche parole tu hai saputo descrivere tutto il mio lavoro. L'ho tenuto questo giornale. Attraverso il tuo interessamento mi fai conoscere Fabio, che è il consigliere di Giaveno, di Rubiana, nel quale mi propone di fare una mostra nella villa Tavusso, di Francesco Tavusso. Francesco Tavusso, quando era vivo, parecchie volte mi telefonava, o quando ci incontravamo da Bianco e Marzano, o quando ci incontravamo all'Accademia, vieni su a Rubiana, vieni su a Rubiana, con la tua tecnica, là hai dei paesaggi favolosi. Non sono mai venuto, non so perché, ma non sono mai venuto. Sono venuto per fare questa mostra e ho trovato nel sindaco che sto commemorando su questa opera una persona che raramente si trova, spontaneo, diretto, onesto, preciso, puntuale nelle sue cose. Sono rimasto abbagliato da questo comune, da questo modo di vivere che c'è a Rubiana. E un giorno il sindaco mi dice: potresti mettere lo studio a Rubiana, noi ti diamo un locale, che questo era il locale dell'ambulatorio. E ho detto: no, il mio studio, ma facciamo proprio un cenacolo. Abbiamo aperto questo cenacolo che sarà un anno e mezzo, abbiamo una trentina di bambini che vengono per imparare a disegnare,
una quindicina di pittori che girano, vanno e vengono, gente che prima non sapeva tenere un pennello in mano veramente, e venivano con dei colori che poi, quando hanno incominciato a usare i miei colori, hanno detto: ma è tutto un altro colore questo. Certo, questo colore qui costa 30 euro, il tuo costerà 3 o 4 euro, c'è un motivo. E allora ecco, adesso stiamo andando avanti, se volete vedere, c'è parecchie opere di questi pittori che sono soltanto agli inizi, ma sono bravi e hanno buona volontà. Un dialogo che ci ha dato degli spunti, che ci ha fatto toccare qualcuno dei punti di questa tua avventura artistica ed umana, di una persona che ha scelto di vivere di arte e lo ha fatto. Che ha scelto. Ho voluto volontariamente, come uomo e come credente, ho sempre avuto la certezza. Io ho fatto la vita veramente del bohemien per poter capire la pittura, per poter conoscere i colori, per poter sapere diluirli, per fare da tre colori farne uno, da uno farne quattro. Ho veramente fatto questo sapendo che il Signore non mi avrebbe mai abbandonato. Allora, sono come pittore professionista dal 1972. Io ho allevato una famiglia in questi tempi soltanto con la mia arte, e soltanto con l'aiuto di Dio. Soltanto così ho potuto andare avanti, dove ho conosciuto delle persone formidabili. Te sei una di quelle, non te lo dico perché sei qui, poi tu lo sai benissimo. Ho trovato in te e altre persone delle cose che è difficile oggi riscontrarne altri, molto difficile. E io sto vivendo in un limbo. Questo non è certamente il mio tempo, perché io oggi ho 84 anni, ma non è la cultura che io ho vissuto di persona come pittore. Mi sono rifatto ai Monet, ai Pellizza da Volpedo, ai Segantini, mi sono rifatto a quelli, e tutti hanno fatto una vitaccia, meno Pellizza che aveva tanti soldi. Comunque, sono qui. Direi che abbiamo, insomma, dato qualche elemento anche di curiosità. Il nostro territorio è stato richiamato all'interesse per un artista, per una persona che ha voluto bene alla Valsanguinea, che ne ha ritratto degli scorci. D'altronde la cosa forse più importante di Walter, al di là della capacità tecnica che non spetta a me giudicare perché non ne ho le competenze, è lo sguardo e saper vedere le cose di fronte a cui tutti quanti noi passiamo senza coglierle, riconoscendone la bellezza. E questo è un servizio che viene fatto a tutti, perché ci spinge, se vediamo un luogo, uno scorcio dipinto da un artista, ci porta forse ad avere una cura di ciò che è stato creato, di ciò che ci è stato consegnato, che è diversa, che è più pregnante e più significativa. Io, Walter, ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato. Ringrazio voi altri della televisione.